la velocità con cui si apre un sito o una pagina web è fondamentale. Probabilmente anche voi avrete chiuso una pagina o un sito quando dopo diversi secondi ancora questo sito non si era aperto. Ecco quindi che bisogna cercare di minimizzare al massimo la pesantezza della pagina e del sito per fare in modo che il navigatore lo apra velocemente e che quindi rimanga sulla pagina e sul sito il più a lungo possibile. Dunque, gli elementi che pesano di più in una pagina sono le immagini. Le immagini sono quelle che sono più lente a caricarsi, oltre ai JavaScript, ma questo è un altro discorso. Quindi fissiamo la nostra attenzione sulle immagini. Innanzitutto bisogna ricordare che le immagini più compresse, vale a dire quelle che a parità di qualità occupano meno spazio, sono quelle in formato JPEG e in formato PNG. Quindi in genere bisogna limitare il caricamento di immagini a questi due formati. Si possono caricare anche le immagini in formato TIFF, sono le immagini animate, però bisogna andarci cauto perché le immagini animate pesano molto. Un'altra cosa importante è quella di caricare le immagini scalate in funzione della dimensione del vostro layout. Un esempio pratico: se voi avete una larghezza dell'area del post di 700 pixel, è inutile che carichiate una foto larga 1200 pixel, basterà caricarne una in linea con le dimensioni del vostro sito. Quindi l'operazione da fare è quella di scalare la dimensione dell'immagine. Se non sapete quanto sia largo il vostro sito, lo si può fare anche in maniera, come dire, un po' intuitiva, con una operazione come questa. Si prende uno screenshot dell'area del post, vediamo questa. Questa è un'immagine, per esempio. Ecco, questa immagine è più o meno, quest'area del post è più o meno di 700 pixel, l'immagine è, l'immagine è di 560 pixel. Quindi un valore buono per questo layout sarebbe da 560 a, diciamo, 650. O meno, sì. Quindi è quello di caricare immagini di questa dimensione, la prima operazione. Poi vediamo l'altra operazione della ottimizzazione. Ora, per ottimizzare un'immagine, abbiamo detto che dobbiamo caricare immagini in JPEG e in PNG. Io qui ho preparato due immagini, una in PNG, la stessa immagine, e una in JPEG. Pur essendo la stessa immagine, vedete che l'immagine in PNG ha una pesantezza di 181 kB, l'immagine invece in JPEG ha una pesantezza inferiore, cioè di 133 kB. Dunque, quindi, le immagini in PNG sono da preferire quando c'è da mettere la trasparenza. L'immagine in PNG è più pesante perché c'è anche il canale della trasparenza, mentre l'immagine JPEG non ha questo canale. Quindi un'immagine che non ha bisogno di trasparenza può essere caricata anche in JPEG, un'immagine invece che ha trasparenza deve essere caricata per forza in PNG. Allora, prima cosa da fare è aprire queste immagini e, diciamo così, scalarle alla larghezza che abbiamo deciso di ottenere, di avere per il nostro sito. Poniamo 600 pixel. Per scalare l'immagine si può usare un programma di grafica qualsiasi, tipo GIMP, Photoshop, PaintNet o anche altri. Io per esempio uso il programma Snagit, che mi serve anche per prendere gli screenshot, ma è soltanto una preferenza mia personale, si può usare un qualsiasi altro programma. Si apre Snagit Editor,
si apre, apriamo la immagine in PNG, che è questa, si apre, e avevo già aperta. L'operazione appare quindi di scalarla, in questo caso si va qui, ma ripeto, questo è puramente indicativo, potete usare in qualsiasi altro formato. Resize Imagine, e qui alla larghezza sarebbe di 1107 pixel, mettiamo 600 pixel. L'immagine, vedete, si è ridotta, ma rimane con la stessa qualità. Quindi si salva, abbiamo detto, Pington 1, PNG. Per ottimizzare questa immagine usiamo il tool Tiny PNG, di cui metterò il link sotto il player del video. Sì, può trascinare con il drag and drop l'immagine in questo punto, ma si può anche selezionarla. Si clicca qui, questa è quella appunto che abbiamo già, vedete, a scalarla, a farla diventare di 600 pixel, già la sua pesantezza è passata da 181 kB a 89 kB. Quindi già questo è diminuito di più della metà il suo peso. Riapriamola. Adesso in questo momento viene compressa. E qui facciamo il download. Vedete, da 90 kB è stata ridotta a 24,9 kB, con una diminuzione del 73% della sua pesantezza. Si va sul download, questa immagine sarà nella cartella sempre download, eccola qui, possiamo dare un nome, rinominarla Pingdom ottimizzata, vabbè, questo è solamente per diciamo così, non per vederla differente dall'altra. Come vedete, il suo peso è di 25 kB, quindi siamo partiti da 181 kB, siamo già andati a 25 kB, con una diminuzione del peso veramente notevole. Vediamo come fare con un'immagine invece in JPEG. In questo caso si usa il tool JPEG Optimizer. Andiamo su Scegli file, qui prendiamo allora l'immagine in JPEG, che vedete pesa 133 kB, selezioniamo. Qui non importa ridimensionarla con Snagit oppure con Photoshop, perché si può ridimensionare direttamente con questo tool. Mettiamo magari 600 pixel, come abbiamo visto. Si va su Optimize Photo, si può scegliere anche il livello di compressione, in questo caso è stato 165, che è un buon compromesso tra la qualità e la compressione. Se magari si può scegliere una compressione superiore o inferiore, dipende dalle situazioni, si possono fare dei test per vedere qual è la compressione giusta. Si va su Optimize Photo, dopo un breve periodo si vedrà la foto ottimizzata, che sarà più o meno la stessa della precedente. In questo caso, per salvare la foto, si va sul destro del mouse e si va su Salva immagine con nome. Si dà magari un nome, Pingdom, in questo caso mettiamo Hot, ma ripeto, lo faccio solo per semplicità. Si va su Salva. Come si fa a pubblicare queste foto su un post? Quando si è aperto il post, si va su qui, questo è il post di Blogger, l'editor del post di Blogger, si va su qui, si seleziona il file, seleziona in questo caso, vedete, quella ottimizzata in JPEG a 22 K,
kilobyte di pesantezza. Quella ottimizzata invece in PNG ha 25 kilobyte di pesantezza. In ogni caso si seleziona, si va su apri, si aspetta, si seleziona, si va aggiungi selezionate e questa è l'immagine. Bisogna andare poi su proprietà per aggiungere il testo alternativo e il titolo in questo modo e poi si pubblica normalmente. È meglio mettere dimensione originale perché chiaramente abbiamo visto che è di 600 pixel proprio come noi abbiamo calcolato. Possiamo utilizzare per la pubblicazione anche OpenLiveWriter, che è questo programma che io personalmente trovo molto interessante. Si va in questo caso su Insert, Picture, From Your Computer. In questo caso proviamo con la Pingdom JPEG. In questo caso non importerà neppure metterci il testo alternativo e il title, perché come vedete sono già stati, vengono inseriti direttamente dal nome del file. Vediamo a inserire anche quella, questa era in PNG mi sembra, inseriamo quella in JPEG. In questo caso non importerà metterci il testo alternativo e il titolo perché sono già stati inseriti direttamente dal nome del file. E questo, quando si andrà poi a pubblicare, un post con immagini così ottimizzate peserà molto di meno di un post senza immagini ottimizzate e quindi con un vantaggio notevolissimo nella velocità di caricamento. E questo insomma è tutto quello che volevo dire.